Bentornati sul mio canale. Allora, oggi veramente proprio oggi veramente più sfatta del solito. Sto con una maglietta, vi giuro, sto con una maglietta del mio fidanzato per dentro la casa perché sto morendo. Cioè, questa la uso anche come pigiama. Sono quelle maglie tipo aperte qua, però cioè io non posso vivere così. Quindi devo assolutamente fare un video in queste condizioni. Tra l'altro ho chiuso tutte le finestre perché praticamente c'è un casino fuori mai visto. Io non riesco a capire perché le persone fanno casino dalla mattina alla sera. Cioè, io mi domando e mi dico, ma la gente ce l'ha l'educazione? Cioè, io veramente questa cosa non la concepisco. E ogni volta mi litigo sempre con questa videocamera. Non riesco mai a mettere a fuoco bene. Forse sto anche vestita di bianco, quindi sembro tutta strana, tutti i colori sfalsati. Vi stavo dicendo, sono tutte cacatelle, non è che ho fatto chissà che shopping, infatti nei saldi le uniche cose che ho preso sono le cose precedenti che avete visto nel mio ultimo video haul e queste qui. Sicuramente adesso andrò in vacanza, quindi io di solito in vacanza non acquisto mai niente perché mi godo la vacanza, quindi quando faccio queste vacanze di mare raramente vado in giro per negozi, cioè si vedo. Mi piace andare in giro per il paese, per vedere il posto, però se è vacanza è vacanza, non è che mi devo mettere là, entrare nei negozi, prendere panni, cose, sudare, fare, cioè ma che me ne frega, me li compro poi qui da me. E a meno che proprio non c'è una cosa che mattina, ma di solito faccio così. E che vi volevo dire? Io proprio divago e mi scordo le cose. Ovviamente mi devono arrivare alcune cosettine che ho ordinato da qualche sito e a livello di beauty. E poi mi devono, diciamo che penso tra oggi o domani comunque farò altri ordini di cosine che mi servono. Quindi sicuramente vedrete altri video. Anche perché ho in mente, quando torno dalle vacanze, ho in mente comunque di farmi un altro piccolo giretto perché voglio un paio nuovo di scarpe ginnastica e voglio dare anche un'altra occhiatina. Quindi vediamo un pochettino. Anche se penso di convertirmi totalmente a comprare roba da ASOS, che è uno dei miei siti preferiti, e comprare robe proprio online perché mi sto totalmente scocciando di andare nei negozi. Comunque ho parlato fin troppo. Allora, direi di partire prima dai negozietti che ho qui da me, che sono magari un pochettino più introvabili per voi. E però vi voglio far vedere un pochettino questi acquistini. Ah, prima cosa che vi voglio far vedere è una collaborazione con la La Lab. Come sapete io faccio, tipo, ho fatto varie volte queste bell'aria fresca. Allora, come sapete io ho fatto varie collaborazioni con la La Lab e continuo a farle appena loro mi danno l'opportunità. Un po' carino questo fatto che loro mandano tutto tramite queste, cioè in queste bustine, e praticamente queste sono le mini foto, queste qua fatte così, e poi voi ve le potete personalizzare come volete, cioè per esempio ve le fate col contorno nero, per esempio questa qua è troppo carina, siamo io e Amy. Questa l'abbiamo lasciata bianca e, se non sbaglio, ho anche un codice per voi, quindi vedete sempre giù nell'info box, mi raccomando, quando vi faccio vedere queste cose, perché forse se ricordo bene ho un codice sconto per voi, quindi magari se fate l'ordine col mio codice sconto risparmiate, quindi date un'occhiata perché già costano poco di loro queste qua, con lo sconto poi è ancora meglio ovviamente, quindi vi lascio tutto giù in info box. E quindi dateci un'occhiata. Camillo, guardate quanto è bello, mia piccola cam cam, e Mollichino qui, questa sono io da piccola, cioè troppo carina. E poi vabbè, ho altre foto con Amy, queste qua. Una foto che vi voglio far vedere è troppo carina, aspettate. Cicchino, il cane di mio padre che se n'è andato via da poco ed era molto molto vecchio, ve ne parlo in uno dei miei video ASMR che metterò. Guardate per esempio questa qua di Camillo, quanto è bella. Cioè, in questa foto Cami è troppo carino e ho anche personalizzato proprio lo sfondo. Questa mia è di Amy, come l'abbiamo personalizzata carina con queste foglie. Le foto io le trovo carine sinceramente, anzi proprio il sito, la Lab, lo trovo carino proprio anche come idea regalo. Quindi, oh maronna mia.
Quindi mi raccomando, dateci un'occhiata. Io in ogni caso, come vi dicevo in precedenza, vi lascio giù in info box tutto ciò che c'è da sapere, anche se ho dei codici sconto per voi. Thank you! Adesso direi di passare agli ordini che ho fatto online. Allora, ho comprato delle cosettine di Mulac. Allora, sul sito di Mulac c'erano dei saldi che fluttuavano nell'area. No, c'erano i saldi e ho voluto comprare... Io ho quasi tutto di Mulac, quindi non è che mi manca qualcosa, a parte i pennelli, robe varie. Comunque ho comprato questo, che sarebbero le goccine illuminante, questo qua. Io l'ho scelto nella colorazione gold, che a me tutto pare tranne che gold. Non so voi, ma a me non mi sembra dorato, mi sembra quasi rosato. Comunque non è male, lo sto utilizzando in questi giorni sia come ombretto che come illuminante e questo lo potete miscelare anche col fondotinta oppure potete metterlo anche per esempio addosso come tipo quella crema scintillante per gambe. E io l'ho preso proprio per tutti questi utilizzi sinceramente e l'ho pagato se non sbaglio sulle o 16 euro o 13, comunque non più di questi prezzi. E poi ho comprato due tinte nuove, sono uscite tre tinte nuove e io ne ho comprate solo due perché l'altra era proprio un corallo forte, a me non piace, cioè mi piace ma non la metto. Invece questa qua, vedete, è un rosa più tenue che si chiama Obviously. Sì. Certo. E poi ho comprato questa qua che è più scura, è un rosso, tipo un ciliegia rosso. Questo qua si chiama Gypsy Red e sono molto carine, come vedete. Non ve le svolcio perché ho intenzione comunque di farvele vedere in qualche altro video. Poi sono andata alla Lidl perché praticamente abbiamo comprato varie protezioni, cose per il mare e... Abbiamo comprato questo, che è un olio, sì, protezione, sì, certo. Questo è un olio della Sien e sarebbe l'olio solare spray. Abbiamo visto che c'era anche la protezione, anche se basta. Però l'ho voluto prendere perché l'olio che ho sta finendo e quindi ho deciso di comprare questo. L'ho pagato tipo poco, mi pare, sui 3-4 euro. E poi abbiamo comprato anche questa qua che sarebbe il latte dopo sole. Questo qui noi ce lo mettiamo sempre ogni volta che ci facciamo una doccia, cioè dopo. E io lo trovo davvero... Ma che è? Come lo sono messo il rossetto? Io lo trovo davvero utile. Anche questo l'ho pagato intorno alle 3,40 euro, cosa così. Poi io quando vado alla Lidl compro un mare di catane ogni volta. Ho voluto comprare questo perché io di solito uso quello lì al miele, quello giallo, e mi ci trovo benissimo. Siccome sta finendo, perché me ne è rimasto uno o due, ho comprato questo qua, un nuovo balsamo labbra, e questa volta l'ho preso per lato perché l'ho visto indossato a varie ragazze, di cui Sere Channel, Serena, ti mando un bacio, e lei mi ha fatto innamorare, quindi l'ho voluto comprare perché mi piace tantissimo. E poi ho comprato questo, che io lo uso spesso in estate, questo correttore. Già l'ho usato la scorsa estate e mi ci sono trovata molto bene perché è molto luminoso ma non è pesante ed è nella colorazione dark, e quindi l'ho voluto riprendere. Non è coprente, però comunque vi dà un bel effetto luminoso e mi piace, non fa niente che si vedono le occhiaie, va bene lo stesso. Poi direi che ho finito. Sì, poi ho preso altre due cacatine, ma non ve le faccio vedere perché sono tipo quei tè che si sciolgono. In un negozio qui da me, che vabbè, non vi faccio vedere come si chiama perché sta qui da me, quindi non ha un nome specifico, cioè non è una catena, però voglio farvi vedere troppo questo jeans, che sembra una mezza schifezza sinceramente, perché a parte che mi va largo, cioè io mi compro cose che mi vanno larghe, cioè, sì. Allora, è una XS, ma se fosse stata XXS era ancora meglio, perché praticamente ci navigo. Però siccome il modello è tipo boyfriend, cioè vedete, è tale quale ha il pantalone di jeans, pantaloncino di jeans che ha il mio ragazzo, cioè mi piace troppo a me lo stile maschile, e quindi ho voluto comprarlo. Questo arriva a vita alta qua sopra, però questo fatto che mi è un pochino largo mi piace ancora di più perché... non lo so, mi piace. La particolarità, a parte che sotto è stracciato, vedete, è dietro, perché dietro al culetto
ci stanno queste specie di sfrangettate, quindi sì, molto sexy nella sua mascolinità, quindi l'ho voluto prendere e l'ho pagato 10 euro, quindi top, 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 questo mi piace tantissimo, non vedo l'ora di utilizzarlo anche con un paio di tacchi a punta, oppure con delle scarpe di ginnastica con un bel calzettone quando verrà più freddo, però non adesso, se no faccio tipo le stufe. Poi sono andata da Euronics perché le mie cuffie, quelle lì che io utilizzo di solito per montare video, mi hanno letteralmente abbandonato, cioè tipo l'altro giorno non sentivo più niente, ho detto Dio santo, vado a vedere, ho rotto tutte le mie cuffie, sono durate tipo una cosa come 3-4 anni ed è venuto il momento di usare nuove cuffie. Allora, queste sono le nuove cuffie e le ho pagate 10 euro da Euronics e praticamente ho scoperto che hanno il microfono. Quindi io tipo voglio girare una cosa come subitissimo, un video ASMR, voglio vedere se questo microfono funziona, perché sono un po' troppo entusiasta di questa cosa. E qui da me, che si chiama Gensar, non so se sta anche da voi, comunque no, è una catena. Comunque si chiama così. Cioè, la busta... Sì, Gensar Woman, non so. E comunque... ho comprato un paio di sandoletti, perché io dovete sapere che sono veramente imbicciosa, cioè forse già ve l'ho detto un trilione di volte, ma io ho veramente vizi sia per quanto riguarda i vestiti che per quanto riguarda le scarpe, cioè non mi accontento di niente, quindi una cosa o è come dico io o no, cioè posso anche stare sempre, mettermi sempre la stessa cosa. E io avevo un paio di sandoletti che erano molto molto carini, che mi ha regalato mio padre, e quelli tipo per me erano la vita perché erano comodi, mi piacevano tanto vicino al mio piede. Poi, siccome io non sono alta, devo trovare il sandalo basso che fa per me, cioè che mi slancia, diciamo. E quindi non riuscivo a trovare altri sandoletti perché tutti mi sembravano che mi accorciassero ancora di più, e quindi mi mettevo sempre lo stesso. Alla fine ho trovato in questo negozietto che si chiama Gensar, come vi ho detto, vari sandali, varie scarpe. Il mio fidanzato ha detto: amore, perché non vai in quel negozio che secondo me ha un sacco di cose carine? E io ci sono entrata e praticamente ho trovato questi sandoletti di questa marca RC, non so che sino, e che sono veramente stupendi, cioè guardate quanto sono belli. Adesso c'erano di diversi colori, di diversi modelli, anche intrecciati, ma li avrei presi tutti, vi giuro, perché sono troppo eleganti, sembrano dei sandali di chissà quanto, cioè, sembra che chissà quanto costino, invece li ho pagati solamente, adesso vi dico, 15 euro, il numero è il 36, anche se sembra più grande, e vestono un po' grandi sinceramente, calzano un po' grandicelli, e sono made in Italy, però li ho pagati 15 euro e li ho scelti in questa colorazione tipo dorata, ma sono bellissimi. Poi adesso che mi abbronzerò di più, secondo me donano tantissimo. Ho trovato sempre di questa marca Gensar, sì, Gensar, vabbè, queste scarpe qui. Io ero alla ricerca di queste scarpe, cioè che ce l'hanno tipo tutti, solo che forse le volevo più basse, però alla fine le ho prese così, le ho trovate così e le ho comprate così. Io non avevo questo paio di scarpe, cioè forse ero l'unica sulla faccia di della terra a non averle, e quindi ho comprato queste, che sono quelle semplicissime scarpe che tipo hanno tutto il mondo, anche su Bershka, Zara, tutti vendono queste scarpe e io non ce l'avevo perché non trovavo mai il numero. E alla fine in questo negozio le ho viste, sono molto leggere e le ho pagate 12 euro, quindi meno di quelle, e sono molto molto belle. Anche queste sono un 36, secondo me sono davvero carine. Poi, siccome sono andata all'outlet qui da me, c'è anche l'outlet della L'Oreal, in questo outlet della L'Oreal rivendono anche essi. Io non ho mai provato smalti essi, ma ne ho sentito parlare bene ovunque, e quindi siccome c'era una promozione che se prendevi 3 ne pagavi solo 2, li ho presi e ho scelto 3 colori che sono secondo me stupendi, cioè guardate quanto sono belli vicini. Ho preso questo che sarebbe il It Takes a West Village, comunque ha questo bel colore rosa lilla che secondo me in estate sta benissimo. Ho preso questo che è il Watermelon, questo fucsia fluo forte, stupendo, mamma mia, troppo bello.
e ho preso Mademoiselle, che sarebbe questa specie di colore rosato, di unghia da sposa, non so come dire, quelle unghie candide che a me piacciono tantissimo. In totale ho pagato 11,90€, quindi per tre di quelli 11€ secondo me è top. È stata da Pull&Bear and Bear, non so come cazzo si dice ogni volta, e ho speso 34€, a fagulo, ho speso 34€ e ho comprato questa che è tipo la vita, perché come sapete io sono fissata, cioè fissata con i peperoncini, quindi se mi conoscete sapete che io dove c'è peperoncino, ciao, sono io, c'è Mary. E quindi proprio il mio simbolo questo, proprio lo amo. Ho preso questa collanina che ho pagato 5€ e si abbina tantissimo al mio tatuaggio. Poi ho preso un'altra mia fissazione, dove c'è pizza c'è Mary, eccomi, eccomi, e quindi ho preso questa maglietta troppo bella con la fella di pizza sopra, che non vedo l'ora di farmi tatuare, ovviamente. Comunque la commessa vedo che piega molto bene i panni, me li ha ravogliati nella busta. Secondo me ho speso un po' assai alla fine, secondo me, perché 30€, cacatine, vabbè. Comunque poi ho preso questo top, uno di quei top che metto io così, tipo, sono la fia dei fiori, ecco, fia dei fiori. Questo l'ho pagato, mi pare, 8€, ho preso una S, è troppo carino, sto qua. E infine ho preso un vestitino, questo vestitino anche questo è molto via dei fiori, tipo ciao amici sono gypsy, sono una mezza gitana, questo qua, che è fatto tipo con i nudi, non si capisce niente, però non me li provo ragazzi perché veramente si muore di caldo, ma finché che mi trovo uno short qua a terra, ed è molto molto, vedete, è proprio come se fosse una specie di canotta svolazzante, cioè adoro veramente, questo è bellissimo perché è corto, non molto, cioè nel senso state coperte bene, e la cosa bella è che non vi segna, quindi se vi sentite gonfie, questo è troppo bello, mi piace tantissimo, ancora un bel paio di tacchi, oppure con dei stivaletti tipo biker boots, secondo me è bellissima. E quindi questo è quello che ho preso da Pull&Bear o Bear, non so come cazzo si dice. Poi sono andata da Bershka. Cioè, guardate qua dentro. C'è tutta roba del mio fidanzato. Questo top qui che è veramente molto carino, lilla. E praticamente questo top è proprio corto, così, quindi troppo carino. Ho pagato 6€. E niente, ah, questo sta bene anche con questo, cioè secondo me stanno troppo bene, questo jeans a vita alta con questo sopra e queste, wow, ho fatto già l'outfit, sì, mi vestirò così in senso, tipo adesso, e andrò a dormire con questi panni addosso. E quindi niente ragazzi, io penso, spero di avervi fatto vedere tutto, praticamente se vedete la mia casa in questo momento è un delirio, infatti prima di andarmene devo assolutamente sistemare il tutto. E adesso faccio una bella sistemata, spero di non essermi scordata nulla, io comunque in ogni caso se mi arrivano altre cose ho tempo vi faccio un altro piccolo video haul, altrimenti se ne riparlerà più là e vi accumulo le cose e vi faccio il video, quindi ciao, state buona.